is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Come stiamo? Andiamo, Papere, tutto bene? Tutto a posto? Siamo cariche e calde per la serata, Papere, siamo pronte? Sì, stasera è la domenica del Reddit, quindi stasera facciamo il Reddit. Alessandro, grazie per gli 11, allora. Palatino, grazie per i sub, Gita, grazie per i 14, però un momento che... Devo sistemare la finestra, se no non rimango fresco. Marcus, grazie per gli 8, Palatino, un momento solo, Papere, prego, attendere... Hello there. Vengo qua. Hello there. Chiedo venia, ma... Sferoide, grazie per l'anno. Alex, grazie per i 10. Chiedo venia, ma se no, con sto pinguino, se tengo tutto quanto aperto, non si raffredda una sega. Hello, quindi... chi mi sono perso? Nessuno. Allora, Papere, la burosetta, grazie per il 18. Beh, Dino, grazie mille. Occhio alle cuffie, sì. Se mi ci siedo sopra, le cuffie diventano il nuovo modello cuffia alla sogliola, quindi... Topa Firmina, grazie per i 7, Valentino, grazie per i sub. Sì, stasera abbiamo il Reddit. Danny, grazie per i 15, grazie mille per i sub, Valentino. Stasera abbiamo il Reddit. E quindi io direi che... Hello there. Donna mia. Mi sono alzato. Che fatica. Non sono abituato a fare questi sforzi. Mi sono alzato un attimo per abbassare la tapparella. Porca troia, che caldo mi è venuto, madonna santa.
Oh no, siamo pazzi, io non sono mica più abituato a fare questi movimenti, questi sforzi qua, cioè mi sono alzato dalla sedia, ma che cazzo, ma sei impazzito qua? Devo riprendere fiato. Porca troia, che fatica ragazzi, che fatica. No, non mi posso alzare, ho bisogno di una sedia che mi faccia alzare per me e mi muova per me. Fare questi sforzi io non posso farle, perché... Pierpa, grazie per i 15, Valentino, grazie per i... Esatto, ha consumato il 90% delle energie settimanali. Amnesnit, grazie per l'anno, Valentino. È venuto un colpo, mi sono preso un infarto, Cristo Madonna. Allora, adesso, esagerato. Beh, Matti, ormai ho la struttura fisica dello streamer. Che cazzo, cioè, devi capire che sono 2 anni che faccio sta roba. Ormai ho la struttura fisica dello streamer, ergo, ogni minimo sforzo per me rappresenta un incredibile, invalicabile, insuperabile, voglio dire, cioè, movimento fisico, per cui, cioè, voglio dire. Allora, vediamo un attimo. Alessia, grazie per il nome, Valentina. Vediamo un attimo quali meraviglie, quali bellezze avete qua. Avete prodotto nel Reddit Paper, vediamo un po'. Bello! Geopolitics in your sandbox. No, grazie, grazie mille. Chiunque abbia fatto questa fan art lo ringrazio, grazie mille. La volevo da sempre, davvero grazie mille Paper, è veramente bella. Che palle ste pubblicità su Reddit, che 2 maroni! Ma dai, ma allora! Cioè, che poi la cosa bella è che sicuramente io mi confonderò. Sicuramente io mi confonderò e leggerò questa roba qui come fosse un post del Reddit. Credo sia una D. Lo ben so, signor Coso. Lo ben so, la gag era basata su quello. Allora, vediamo un attimo. Momenti migliori di Elden Ring. Io non mi ricordo neanche più che cazzo è successo. Io Elden Ring non mi ricordo neanche più, sinceramente. Sì, però. Dio stronzo, ecco, non mi ricordo neanche più che cazzo ho detto. Sbombolato, grazie per il 5, Mattino, grazie per il sabato. Ora noi dobbiamo andare qua. E dobbiamo andare a picchiare il generale Radan. Radan? Ma io non voglio, io c'ho palura. Io c'ho palura. Ah, questo ha la freccia in bocca, questo me lo ricordo. Sta roba. Uè, oh, però! Uè, oh, che cazzo! Oh! Che cos'è? Che cos'è? Ma questo è scemo! Corri! Corri! No, ho sbagliato tasto! Come ho fatto a doggiare? Perché avevo fatto il dodge dell'anno scendendo da cavallo involontariamente sbagliando tasto. Avevo doggiato. Pro player nell'anima. Corri! Ma perché scende? Raga, è impazzito! Non mi corre il cavallo! Perché veramente, qua Pancrazio era impazzito. Cioè, qua Pancrazio non voleva collaborare. Scende! Perché non corre? Perché non corre? Raga, è impazzito! Raga, è impazzito il joystick! Perché non... Secondo me ero io che sbagliavo tasto. Io ora non mi ricordo, ma secondo me ero io che stavo sbagliando tasto, ma... Raga, è impazzito il joystick! Corri! Ah, oddio! Vabbè! Ma come faccio? Come faccio a schivarlo? Rotolando! Merda, che spasmo! Porca troia, che spasmo cerebrale che mi era venuto, cazzo! Ma come faccio a schivarlo? Scusami, ma... Strano che non ho ancora bestemmiato. Molto strano, molto strano. Ma che cazzo è? Ma... Strano! Ma come faccio a schivarlo se anche correndo mi piglia? Scusami, ma... Raga, come faccio? Come faccio? Come faccio? Scusami, come faccio a schivarlo? Quanto parlo Andrei, veloce? Hai visto l'Xbox Showcase di poco fa? No. La Bethesda ha annunciato che su Starfield ci sarà la Dawning Fan. Sì, parlo del bambino elfo stracciacazzi di Oblivion. Non lo giocherò mai, grazie per il ciro. Dai, pezzo di merda. Porca madonna! Ah, ecco, mi sembrava strano. Ah, ecco. Mi sembrava strano, voglio dire. Niente, non mandava di rotolare, non volevo rotolare. What the fuck? Rotolare, proprio non era una cosa che riuscivo a concepire all'epoca, non so perché. Non mi chiedete perché rotolare non era una cosa oddio che... Oddio merda, come cazzo faccio?
Non volevo rotolare. Forse sta cominciando a capire il meccanismo dopo 40 anni. Niente, non riuscivo a capire. Qui c'è uno spasmo incredibile. Ma nessuno in chat mi diceva rotola imbecille? La smetterà quando arrivo. Cos'è? Kono, che cazzo sei? Aldrich, ma tu sei scemo? Che cazzo è? Oddio! Oh! Che cos'è questo attacco? Ma perché io quando gioco ai boss di Elden Ring sembra di vedere una scena di Fantozzi? Oddio, ma ho già perso metà vita! Bastardo di merda! Stefano Bruce, grazie per aiuto per la San Valentino. Niente, sembra di vedere Fantozzi ogni volta che faccio un boss! Dov'è? Almeno dov'è? Sono rimasto perché fermo. C'è silenzio? Dov'è? Perché c'è silenzio? Non... perché c'è silenzio? Capisco. Dov'è? Cosa cazzo è quello? Cos'è? Un asteroide, una meteora, che cazzo? Evoca tutti, evoca pezzo tutti! Pezzo di pietra, grazie per le paradine. Dov'è? Dov'è? Perché non c'è? Perché non lo vedo? Dov'è? 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 Non c'è? Non c'è? Avevo un bastone di merda, tra l'altro. Dai che sei morto, dai che sei morto! Fanculo! Dopo sei mesi che non rotolavo, potevo farlo due ore prima. Andiamo a controllare dall'altra parte, anche se dubito ci sia. Cos'è quello? Cos'è quello? No, 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 tempo di andare via, ce ne andiamo, arrivederci, è bello, la capitale deve essere lasciata, non posso più stare qui, è stato un piacere, salve, grazie mille, arrivederci. Ti piacerebbe, coglione. Semidoro, semidoro, miei, 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 miei. Non gli ho levato niente, ma scusami! Venga, mi affronti! Venga, mi affronti, io ho distanza! Venga, mi affronti! Io sto lontano, a distanza! Venga, venga, eh! No, venga, mi attacchi, mi attacchi! Debbie, grazie per i 14, Valentino! Come si chiamava il destriero? Non ti ricordi più? Era Pancrazio! Non ti ricordi Pancrazio? No, quante avventure con Pancrazio, quante cadute! Aia, che male! Vabbè, ma non posso... No, le frecce! No, no, ci sono le... Ecco qui un tipico esempio delle mie avventure con Pancrazio. Iaco, grazie per i 14. Surreale, grazie per i 19, Palatino. Ah, mi ricordo qui il villaggio delle ballerine volanti, me lo ricordo. Thunder, grazie per i 20, Palatino. Cosa? La baia imperiale. Dopo indaghiamo. vabbè, mi sono tratto in un villaggio con le ballerine. Non capivo, ero confuso. Posso avere questo come schermata di caricamento per la live? Nel dubbio. Nel dubbio. Signorina, vuol ballare? Mica se sono altre. Ma gli arrivo al culo, sì. Signorine, balliamo! Aspetti, balla anch'io. Io qui non ho attaccato perché sapevo che se attaccavo succedeva un disastro. Beh. Io ho detto, le lascio ballare, quello ma è un mago! Quello è un mago! Dascia, grazie. Dammi una magia! Pezzo di merda! Voglio un'altra stregoneria, stronzo! G.
gioco, grazie per il servatino. Jojo. Ah, non puoi castare magie. Quella però... appunto, stavo dicendo... stavo dicendo, quella però è ad area. Ah, non puoi castare magie. Le ultime parole famose. Salve, lei è? Io mi piace giocare da mago, ovvio che attaccava a distanza. Che... questo era tutto prima di scoprire lo smacchiatore di Azur, che ha reso il gioco molto più semplice. Bowser è arrivato. Credo ce l'abbia con me. Quello non lo schivi col cavallo. Nicolas, grazie per il 16 mattino, grazie per il sub. Ma che bello vedere quando ancora canta. Non sapevo niente di questo drop. Però porca madonna, mi fai illare? Mi fai illare. Oddio, scalzo. Sono anche senza mana, senza vita. No, cazzo. Che molesto giocare da mago, madonna. Ah beh, è vero, ho iniziato a lamerare il boss a distanza, ovviamente. È il sistema più pratico. Lo meni, te ne vai. Torni lì, lo meni. Schifi, torni lì. Porco Dio, è lì, me lo prendi con la mira? E voilà, problema risolto. È stato un piacere. Porca troia, che tempismo, è stato un piacere. No, non è vero, ma... scusi. Non mi faccia fare brutta figura. Ne converrà. Volevo fare il baraglio. Buonasera. È stato un piacere. Adie! Ora noi dobbiamo andare. Le hai di best of da fare, con me, con Elden Ring. Che poi, tra l'altro, adesso aspettiamo che esca il DLC. Perché il DLC lo giochiamo e vediamo se lo smacchiatore di Azur risolve anche quei problemi lì. Cos'è? Come guida un terrapiattista. Come guida un filo Putin. Poi, dov'è il lanciarazzi? Volevo dirti che ho fatto un piccolo editing su una parte di Lost Alone del tuo gameplay e volevo chiederti se potevi guardarlo. Lo trovi su YouTube. Il titolo è Lost Alone di Andrea del 1988. Aspetta, ma ho editato la mia parte preferita. Ha la tua faccia col sigaro come copertina, o in caso il nome del canale è Freaky Vic. Spero ti piaccia, anche se non è molto. Allora, intanto me lo sono segnato. Scusa il messaggio lungo, ricordo che comprime la sub è gratuita. E intanto me lo son segnato. Freaky. Intanto me lo son segnato. Aspetta. Allora, intanto me lo son segnato che prima di finire la live ce lo vediamo. Della live, scusa, prima di finire il Reddit ce lo vediamo. Me lo segno intanto. Grazie mille per il giro. Come si fa a colpire quel cartello lì? Come guida un Novax? Attenzione perché. Grande malattino, dove ce lo vediamo? Se io tocco qui, faccio così. Oddio, è 5-5. Oddio, è 5-5. Ghost, grazie per i due, Paladino, grazie per il... oh, il re Paper è la lontra. Lei lo odia. L'avevo visto sto video. Potete dire Ramaguchi. No, non è che lo odio, è che lui ogni 3 secondi è la Ramaguchi. Ho notato che il nostro secondo anno è il 17 giugno ed è un sabato. E tu non ci sei, si festeggia domenica. La bruco. Ovvio, ovvio, si festeggia domenica, Palatino, ovviamente. Grazie per il cheer, Palatino. Oh, ovvio, ovvio. Festeggiamo domenica. Domenica, anzi no, per essere precisi, in realtà festeggiamo venerdì a mezzanotte. Venerdì a mezzanotte, che è sabato, festeggiamo e festeggiamo il nostro secondo compleanno insieme. Scegli il tuo Andrè. Ah no. Scusa. Tu stai adorando me! Adorami! Adorami, mortale! I tempi della felpa sembrano ormai giusto. Oh, che carino! Wow! Wow!
fubatino. Grazie mille. Scegli il tuo Andrea 188, vestione estesa, più menzione onorabile a Tommaso. È tipo le foto, come si dice, le foto da appendere tipo al passaporto, scegli quale vuoi. Qualsiasi episodio di Alte Fedeltà è cucina da incubo. Questa puntata l'abbiamo già vista, ma è appena iniziata, l'abbiamo vista, ma io non mi ricordo, l'abbiamo vista. Verissimo, verissimo, perché fondamentalmente anche voi come me siete dei deficienti, quindi dovete di base dire sempre che l'avete vista, però d'altro canto essere deficienti porta anche dei vantaggi, ad esempio il mio portamouse di Kirby, guarda, guarda che bello cazzo, guarda quanto è obeso, porca puttana. Andiamo giù. Allora, vediamo un attimo. Cos'è sta roba? Porca troia, signorina! Signorina! Porca troia, che botta! Sì, ma signorina, un po' di controllo del mezzo, scusi, lo afferri meglio. Elettrico, grazie per l'anno, Valentino. Ciao, lo tenga più stretto. Ho ancora la sub con il prime Apoldo, fino al 2 luglio ho deciso di ridonarti. Che carino, so che non Palatino. È molto, ma è quello che posso dare. PS, scusa per il messaggio lungo. Ci mancherebbe, Palatino, ci mancherebbe. Grazie mille per l'euro. Signorina, lo tenga più saldo in mano, per favore. Lo tenga più stretto. Già che è duro e lungo, mi raccomando, lo afferri per bene. Non lasci che, perché si muova da solo, deve tenerlo bello stretto in mano, non lasci che la comandi, deve controllare, deve riuscire a dominarlo, mi raccomando, dopo lo controlla lui e levola per terra, Andre, sto parlando dello spruzzo del getto dell'acqua, che cazzo... Ah, sempre a pensar male, no, vabbè, sì, stavo parlando del pisello, sì, vabbè, allora, andiamo avanti. Oh, winner of over 25 awards and nomination. Storie. Sono stata espulsa per un giorno per colpa di un profilattico. Vabbè, è normale, fino a quando vai nel confessionale a trombare, è ovvio che poi il parroco si altera, se aprendo la tenda vede che ti stai ingroppando il vescovo. Cioè, voglio dire, signorina, no... primo, è normale perché sa che loro sono contro l'uso del preservativo, almeno se si deve ingroppare il vescovo, lo faccia, voglio dire, ach natuel. Poi, scusi, cioè, ci sono posti migliori per... Cioè, signorina, mi pare ovvio, basta, possiamo... Vabbè, sentiamo che cazzo... Allora, faccio una premessa che ero in prima superiore, ero piccola, quindi... Appunto, quindi il vescovo ci sta perfettamente. Il vescovo ci sta perfettamente. Poi, tanti anni fa, ma ve la voglio raccontare perché fa troppo ridere. Allora, era ora di intervallo, ok? Quindi solitamente puoi fare quello che vuoi. E quindi ti sei messa a trombare qualcuno nell'ora dell'intervallo? Solitamente. Cosa io ben venga decida di fare durante il mio intervallo, il mio compagno di classe aveva un profilattico e io ho deciso di andare in bagno, bella allegra, così, dai che bello, facciamo questa cosa. Ma se lo riempissi d'acqua? E ovviamente così ho fatto. Ma di solito non si riempie di quello, cioè... Ma se lo riempisse di sborra? Vado all'amico, aspetta, aspetta, mi serve del liquido! Quindi giravo per tutto il mio corridoio con questo profilattico in mano, pieno d'acqua, così, ah, te lo lancio, yeah! Finché non mi becca la sorvegliante del piano. Chi è la sorvegliante? Che cazzo? Chi è la sorvegliante? Ma dove andavi a scuola? Ad Alcatraz? Chi è la sorvegliante? A fare due piani di scale con questo profilattico con l'acqua in mano davanti a tutti per arrivare fino al preside. Come se non bastasse, io lì ho detto, vabbè, ora Sammy, lo posso buttare. Quindi ho deciso che dovevo tenerlo finché non arrivava mia madre, così poteva vedere questa, cioè, che non era tutto reale, ok? Beh, sta di fatto che arriva mia madre, guarda il preside e gli fa, io capisco tutto, però... Poteva anche farglielo buttare, cioè perché l'ha tenuta così per due ore, cioè non mi sembra il caso. E il presidente le risponde dicendo, ma signora, cioè se l'avessi buttato lei come avrebbe fatto a credermi? Mia madre, raga, ma, mia... Scusa, ma cosa vuol dire? Ma che cazzo significa? Ma che cosa vuol dire sta roba qui? Ma perché, scusa, da quando i presidi delle scuole fanno le gags ai genitori e si inventano le cose per... Scusa, che cazzo...
cazzo è il preside? Fai prank, patatina, sei patatina, scusa, fai prank, signora. Suo figlio è stato beccato in classe con la bidella a farsi fare un boccaciccio rotante, venga subito. Cioè, e poi cos'è, scusi, la madre arriva con la bidella ancora incastrata nel pene, se no non c'è modo di dimostrare che la cosa è avvenuta. Ma che cazzo significa sta roba qui, scusami, il sagace, grazie per gli 11, patatino. Ma che cazzo vuol dire? La madre se ne esce dicendo: senta, mi scusi, ma cioè, se l'avesse beccata a fare in bagno, l'avrebbe lasciata in quella posizione lì? È appunto, è esattamente la cosa che ho detto io. Un giorno di espulsione per un gavetto da preservativo. No, vabbè, ma che il preside non è normale, scusami, eh. Cioè, ci stava la sospensione, ma non ho capito il discorso del preside qual è stato, cioè. Vabbè, che in cose con le sorveglianze. Far finta di essere posseduta per vedere come reagisce mio marito. Dai, wake up. You ok? You ok? Ben. Dai, sei cretina, però. Dai, sei cretina. Metti che questo qua creda sta roba qui, gli viene un infarto, eh. Dai, metti che questo qua si creda sta roba qui, gli viene un infarto, eh. Cioè, con me rischiavi che ti arrivasse una sberla in bocca e cominciavo tipo a strozzarti e a fare: esci da questo corpo! Esci da questo corpo! Prendi me, porca troia, prendi me. Sono l'anticristo. Che cazzo possiedi le altre persone, porca troia? Sono la persona più indicata ad essere posseduto. Scusami, brutto demone di merda del cazzo! Potevi fare una scelta, hai scelto lei! Vaffanculo, demone discriminatorio misandrico! Buonasera, Andre, come stai? Bene, sono arrivato adesso, come sta andando la dieta? Va, procede, paratino, procede con calma, andiamo con calma, perché è una cosa che bisogna far bene e far serio. Ero 112 l'altro giorno. Ehi, hey, wake up! Hey, 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 hey. Wake up, wake up! Hey, hey. Leave her alone! Leave her alone! Leave her alone! E che sei, un prete? Leave her alone! La posizione c'è, io a sto punto se fossi in te è indemoniata, però insomma, vabbè, c'è un demone, però voglio dire, già che è lì, già che è in posizione, anche perché dopo lo sai che ti guarda e ti dice: ma se io fossi posseduto da un demone mi ameresti lo stesso? Non puoi mica dirle di no, perché dopo si incazza, eh. Quindi voglio dire, devi dimostrare il tuo amore in ogni circostanza e contesto, voglio dire. Ma gli tiri il cuscino? Ma scusa, ma al demone le tiri il cuscino? In nome della Abby Flakes, io ti espello! Bam! Giorgio Mastrot! Ma scusa, ma che cazzo? Ma basta tirare il cuscino al demone, ma che stracazzo stai facendo? Wake up! Wake up! Porca troia, comunque ci sono veramente tantissime somiglianze tra il comportamento di questa ragazza e Naomi con il ciclo, porca puttana, è veramente, veramente tanto simile, eh. Porca troia, veramente la somiglianza è veramente molto forte, tranne che Naomi di notte non si alza a fare così, non si alza a fare... Ciao Andre. Ciao. Anche io ho fatto dei video su di te che giochi allo stallone. Li troviamo. Mi sa che con l'altra papera abbiamo avuto la stessa idea. Lacrime di gioia. Qual so che sono diversi episodi. Però qual è se il problema? Ti va guardiamo di guardarli anche nel futuro tutti, no, i miei no, video fine su di te sono stati caricati su un canale YouTube che ho creato apposta. Li troviamo entrambi. Il canale si chiama The Best of Andrea del 1988. Li troviamo entrambi. Scusate, e li vediamo. Scusate il messaggio lungo. Buona serata, a fine Reddit le vediamo, grazie. Mi voglio bene, cuore rosso. Grazie mille, Valentino. Dicevo solo che... Ciao Andrea, ti seguivo da YouTube e adesso inizio anche qua. Vorrei abbonarmi, scusate, però qui in Lituania devo pagare le tasse che sono accettabile. Valentino, però ci mancherebbe. Sono sempre soldi. Ci mancherebbe. Se riesco mi abbono verso fine mese. Grazie, Valentino. Comunque continua così. Grazie mille, Valentino. Grazie per il cheer. Dicevo, tranne che Naomi, invece che fare quei versi, si alza e comincia a fare... Buscofen! Buscofen Nutella! Buscofen Nutella! Moment! Si rigira, comincia a camminare all'indietro, mi guarda e mi fa Buscofen! E devo mettergli un Buscofen dentro un panino con la Nutella. Faccio un panino con la Nutella, solo che invece che metterci le caramelline ci metto i Buscofen dentro. Dopo lei lo mangia e si calma, si quieta un attimo, però... Andre,
mettere il tuo best of su Elden Ring, dai. L'ho fatto io. Grazie, è in arrivo la parte 2 e anche una YTP su cui sto lavorando. Grazie mille, Valentino. Però dai, cos'è troppo lungo lo scherzo? In Jesus name! Ma in, prima di tutto, in Jesus name, scusami, che cazzo sei, un prete? Due, che cazzo ne sai che è un demone cristiano? E se fosse un demone islamico? Se fosse un demone, non so, dell'Ade di Zeus? Che cazzo ne sai che è un demone cristiano? Lo ha creato da Sabatino. Vabbè, dai, però. Allora, lei ha fatto una performance da Oscar. Lei ha fatto una performance da Oscar. Credo che sia single dopo questo video. Credo che sia single perché è andata troppo avanti. Dai, il tizio. Vedi, il tizio ci crede a ste robe, gli viene un mezzo infarto. O no, è il comunista. You're my friend now. Pranzo al sacco. Spuntino pomeridiano, spuntino di metà giornata. Perfetto! Perfetta! Perfetta, zio, guarda, non c'è bisogno di nessun tipo di manutenzione, è perfetta così, è permesso! Scrollo la porta, ce l'ho dietro. Scusi, sto cagando, per cortesia. Rialzi la porta, per favore. Un po' di privacy, chiedo scusa. Giustissimo. Che cosa? Give your boyfriend your hand and see what he does with it. I know it'd be so complicated, love me. Con quelle unghie, per forza, se no rischi che ti tagli la gola. Che cazzo, cosa aveva in testa? Ah, lui lo conosco, cioè lui fa video idiota. Andrea, già che lo stanno dicendo tutti, mi ci metto pure io. Non so se ti interessa, ma Andrew ha rilasciato la sua prima intervista pubblica dopo l'arresto dalla BBC e l'ho portato come video sul mio canale. Nessuno l'ha portato in Italia. Potrebbe essere un'idea. Non so se posso dirlo, quindi se ti interessa ti dico il nome del canale. Vabbè, dammi, cioè, non è un problema. Dammi un conto e dire... Venite a seguirmi qua, che sono obbligato a bannarti per spam. Un conto è dire, ho fatto un video sul mio canale, si chiama così, vai a vederlo. Quindi, cioè, non è un problema, cioè, vai tranquillo, ci mancherebbe altro. Potevi scriverlo, grazie per il giro. Oh! anche qui, quanto rivedo Naomi, alta 1,12 m. Ricky, grazie per la sabbatino. Alta 1,12 m, che non è tipo brontolo, non arriva ai pensili, non riesce a mettere i piatti sulla credenza. Che mi guarda e mi fa, prendilo tu che sei alto. Cioè, ma che cazzo stai lì? Sono 1,78 m, sei te che sei un puffo, non io che sono alto. Cioè, American Fan è un video... What? Ah, è sempre quello. Sì. Vediamo. Attenzione. Guarda, già uno che ha un occhiale sull'occhiale. Cioè, guarda, già uno che ha un occhiale sull'occhiale per me qui. La vetta è altissima, ma ragazzi, un appello importante. Dica ingegnere, dica. Provo alla NASA di Washington. Ma la NASA non scusate, magari mi sbaglio io. Ma la NASA non è a Washington. La NASA non è tipo a Houston. Aspetta. Ah no, è Washington. No, sei de NASA. Ah no, cazzo, ha ragione lui. È a Washington. Per sicurezza ho chiesto, no, perché non volevo spammare. No. Allora te lo dico poi se ti va. Dai, non è vero. Il non canale è vero si mai. Chiama come numerose strutture. Va bene. L'intervista ad Andrew Tate della BBC è imbarazzante. Va bene, Valentino, grazie mille per i cheer. Azza, è anche a Washington. Non raccomando, non ci fosse. Fa bene che la situazione non è che migliora, io te lo dico. Sì, vabbè, comunque non è che la situazione stia migliorando, io te lo dico, però è lo stesso. Sembra più il cimitero di Castel San Franco Terme, ma...
appello importantissimo. Dica! Vorrei follower di tutto il mondo, di tutto l'universo. L'universo, mi raccomando, non basta un follower terrestre. Cerchiamo di accumulare follower anche di Proxima Centauri dalla galassia di Andromeda, mi raccomando. Comprarmi un Hammer americanizzato, statunitense, USA. Non italiano, italianizzato Hammer. No, sempre americano. È tutto da Washington, direttamente dalla NASA. Ci sono molte croci per essere la NASA, comunque te lo dico. Temi tutto il mondo, tutto l'universo. Dal King con affetto. E qui è tutto dalla base della NASA di Washington. Niente. Ciao ragazzi, seguitemi tutto il mondo. Voglio tutti i follower di tutto il mondo, perché devo comprare... Era l'universo, si è reso più umile, adesso è il mondo. L'Hammer americanizzato, non italianizzato. Questo può far carriera, questo in internet può far carriera, ragazzi. Questo in internet può far carriera. È abbastanza rincoglionito da far carriera, ragazzi. Questo qui potrebbe tranquillamente diventare un nuovo ospite di Barbara D'Urso da Grimbaud. Io ve lo dico. Questo potrebbe diventare un futuro fenomeno del trash italiano, sempre italianizzato, naturalmente. €1 million Oh, perfetto! €10 million Significante! €100 million Absurdista! €12 million White on white! Minimalista! White on white! €1 million 50 cent. Che imbecile, vabbè, che questa cosa qui l'ho sempre detta anch'io, eh. Io l'arte non l'ho mai capita, ma l'ho sempre detta anch'io per lo stesso problema che quando sono andato a vedere il museo a Parigi, non il Louvre, quell'altro, che c'era il quadro che aveva un punto al centro, il quadro che era diviso da una linea nera. E io guardando il tizio del museo dicevo, scusi, beh, è un quadro con un punto. E lui, no, questo punto rappresenta l'insieme, il tutto e il niente, l'assoluto e il vuoto. No, è un punto, fine. Lei ci sta facendo tutto un trip, è un punto, non c'è niente di... È un punto, che cazzo! Tutto è un punto, cioè voglio dire, se ne cago su una tela bianca faccio meglio, cioè che cazzo, è un punto, no? Lui ci vedeva il tutto, il niente. Verfax, grazie per i 5, Martino! Lo vo. Vabbè. È un modello un po' particolare di auto, però... Queste sono le macchine noaio. A parte il suono della diarrea, ma fa bene lo stesso. Allora, cos'è sta roba qui? Bastardo! Bastardo. Approvato al 100%. Approvato al 100%. Certo. Ti viene un infarto a provare a correre, quello ti acchiappa sicuro, però comunque ti sei divertito, dai, almeno. Adattamento Netflix. Guarda, Pietro, grazie per i 3, Valentino, grazie per i 6. Guarda, da Netflix mi aspetto questo e altro, guarda. Marilyn Monroe, ok, Elon Musk, va bene. Mohamed Ali, Tasti, grazie per il stream, Valentino, Polar Bear, ovviamente, Martin Luther King, Putin, Barack Obama, The Lion King, ok, perfetto, sempre Hitler, Messi, bellissimo, guarda, tu scherzi e ridi, ma io sono straconvinto che una cosa del genere in futuro accadrà. Voglio dire, l'hanno fatto con Cleopatra, perché non potrebbero farlo con un altro personaggio storico, io te lo dico, quindi tu ci ridi, ma che succede, signora? Qualcosa è nato storto. L'intero TikTok è nato storto. Пошла нахуй, ёбище! Ты куда лезешь, падла, блядь? Очкастая! Беззубая мразина, блядь! Лягушки свои иди помой в унитазе! Non ho capito niente di cosa ha detto, ma mi è venuta una strana voglia di sistemare la camera, rifare il letto, mettermi a fare i compiti e andare a letto alle 10 di sera. Non lo so cosa sia successo, ma...
credo che adesso devo mettermi a fare gli esercizi di grammatica, scusate ragazzi, non credo che sia un trauma, un trauma ancestrale, flashback del Vietnam, francese, France, grazie per la sabba, Tino, grazie mille. Questo è il gioco, blackout cerebrale. Panino, come lo vuoi stamattina? Voglio hamburger, bolognese, ketchup, Ce l'abbiamo, non si preoccupi, ce l'abbiamo. Abbiamo l'hamburger, maionese, ketchup. L'abbiamo, non si preoccupi. Corumi, grazie mille per aver fatto una sappa. Infarto in corso. Un embolo cerebrale, totalmente, gli è venuto una sincope neuronale. No, vabbè, è che volevo ordinare l'hamburger con un po' di... Non so, io l'ho sempre ordinata, il Mac... Diretta. Andrea, lo sai che su Twitch c'è Gesù che risponde alle domande della gente in chat facendo anche benedizioni. Ho capito. Il canale si chiama SK-Jesus. Noi apparteniamo a un'altra religione. Vedere giusto qualche secondo solo per capire a no, cosa palatino, mi sto riferendo, non posso vedere un altro canale. Divertente. Non posso vedere un altro canale. Sei un grande. Grazie Vecino, palatino. Ok. Prega, Giacomo. Sì, non ho capito un cazzo dell'ultimo ingrediente, però... Ma che c'è da... Un saluto. Stanno comunicando in Klingon, secondo tutti me. Amici. Ciao, amici! Panino, come lo vuoi, stamattina? Ciao, amici! È passato da chiedere un panino a parlare come Pingu a salutare tutti quanti, va bene. Signorina, non si gioca così a calcio. Perché c'è la musica di Rocky, scusami. Che cazzo... Porca troia, che sleppa in bocca! Ma in realtà si gioca proprio così a calcio. In realtà è così che si gioca a calcio. Vai Rocky! Vai Rocky! Ciappa la gallina! Boom! Che sleppa e un cartone in bocca gli ha tirato! Vedi che le donne sono violente? Io vedo che le donne sono violente. Le donne sono violentissime, cazzo. Non sanno giocare a calcio, tirano delle sleppe. Bagno pubblico mobile. Ma che cos'è quella caffettiera su ruote? Scusami, Corumbi, grazie per aver invitato la zappa. Tira, culo, va, Dio, porco, Dio, porco, Dio, porco. Dai, che venere. Ma che cos'è? Che cos'è quella cassa e ruola mobile? Cos'è quella cassa da morto con le ruote? Cancro, Dio, puttana madonna, te chi ti fa? Siamo in Romagna, scommetto. Siamo in Romagna, scommetto. Te venga un canker! Dio, porco Dio. No, secondo me non siamo in Veneto, siamo in Romagna. At venga un canker! Secondo me siamo in Romagna. Porco Dio. Ah, ragazzi, voi dite Veneto, ma guarda che i romagnoli bestemmiano, eh. I romagnoli bestemmiano di brutto, eh. Porca troia, guarda che i romagnoli tirano delle bestemmie. I romagnoli ogni quattro parole è una bestemmia, io te lo dico. Madonna. Come fa? No, è pure... La da Zire, sta buona. La da Zire. No, mi sa che no, ragazzi, mi sa che è Romagna. La da Zire, Salaridì, no, mi sa che è Romagna. Puttana madonna, Dio di quel porco ladro, puttana madonna, puttana di quella troia. Vacchia madonna, guarda questo qui, No, Socimele è bolognese. Salvaguardiamo i nostri anziani italiani. No, Socimele è solo bolognese. Poi Socimele è più in Emilia che in Romagna. Rip Raccoon. First raccoon I ever tried Dorito. Hold on, bro, you good?
E mi pare snisa ma... Porca troia, non diamo mai dorito ai procioni perché... Hold on. Mi pare snisa. Mi pare snisa. Mi pare snisa. Madonna, che cazzo è? Non diamo mai dorito ai procioni o diventano tipo i gremlin? Si trasformano? Vado a lavare i piatti. Chi è una che tira cartoni? Era che destro? Porca troia, che destro! Complimenti, signorina. Un gancio niente male. Me lo sono chiesto pure io, vediamo. Visto Ant-Man and the Wasp Quantumania, avrete presente la battuta sui sette buchi. Beh, proprio, quella battuta è stata un'idea di Paul Rudd. Tutto è nato come risposta a una domanda importantissima che i fan si sono posti dopo Avengers Endgame, ossia perché Ant-Man non è semplicemente entrato nel culo di Thanos e lo ha fatto esplodere? Ma scusami, tra tutti i punti nel culo, tra tutti i punti nel culo. Cioè, Ant-Man per uccidere Thanos, la prima cosa che gli viene in mente è entrargli nel culo. Nel naso, in bocca, nel culo. Perché non nell'uretra del cazzo a sto punto? Nel culo. A parte il fatto che non è detto che funzioni così. Non è detto che funzioni così. Perché se gli fosse entrato nel culo, bisogna vedere la resistenza di Thanos. Potrebbe anche essere che Ant-Man, nel ritornare a grandezza naturale, non avesse la forza di distruggere Thanos e fosse finito per essere spiaccicato nel suo culo, eh? Non secondo è Paul Rudd, la domanda è più che legittima, ma perché Ant-Man dovrebbe entrare proprio da lì? Perché non dall'orecchio, dal naso? Del resto abbiamo sette buchi. Quanto è bello che gli stessi attori si facciano questi problemi. Amo Paul Rudd. Sì, vabbè, ma nel culo, cioè... Come abbiamo sconfitto Thanos, il nemico più grande che l'universo abbia mai visto? Ah, facile, sono entrato nel culo e l'ho fatto esplodere. Stan Lee lore, proprio. Quello l'hanno fatto in The Boys. No, in The Boys mi sa che era anche quello, mi sa che era il buco del pisello, non il culo, eh. E mi sa che era un incidente, non... Però da The Boys me lo aspetto, perché The Boys è The Boys. Top 5 reasons to move to North Korea. Ah, io guarda, l'unica ragione per cui potrei decidere di andare in North Korea è conoscere il parrucchiere di Kim Jong-un. Guarda, io vorrei tanto sapere chi è il suo parrucchiere, perché io vorrei un taglio simile. Io vorrei la testa quadrata, non so perché, ma a me questa testa quadrata comincia veramente a sembrare una moda interessante. Dai, raga, cioè, è pensateci, è un missile. Guarda la forma, il doppio mento, la testa quadrata. È il missile di Super Mario. Ragazzi, è il missile di Super Mario, però rivolto all'ingiù. Proprio la forma è quella, cioè. Korea, one, best hotels and nightlife. Tra l'altro, vi ricordate quando abbiamo visto il documentario di Progetto Happiness che è andato negli hotel della Corea del Nord, quella 5 stelle? Vuoti! C'era solo lui! Totalmente vuoti! 2. Safety and fair legal system. 3. Delicious food. Ma oddio, secondo quello che dice il Progetto Happiness, mangiano di merda. 4. High quality education. 5. Great business opportunities. Lavora anche tu nei nostri gulag, diventa anche tu direttore del gulag di Corea del Nord. Potrai fustigare i prigionieri, sparargli in faccia, seviziarli, fargli mangiare dai cani. Diventa anche tu direttore dei gulag della Corea del Nord. Stipendi da paura. Bisognerebbe farla quella pubblicità. Bisognerebbe farla quella pubblicità. Cos'è questa roba qui? Perché c'è quel ram... Perché c'è quel film? Guarda quant'era bello. Ma no, sarà bello. Ci credo che tutti se lo volevano scopare. Guarda quant'era bello Kennedy. Andiamo avanti. POV, Andrea, quando i terrapiattisti? Sì, aspetta solo un secondo, sto preparando la mia risposta alla tua opinione. guarda. Ah, a proposito, sapete che Street Fighter 6 potrebbe essere interessante come gioco da portare più avanti? Enrico, grazie per gli 11 fatino, dicono tutti che è fighissimo Street Fighter 6.
dicono tutti che è fighissimo. Lo so, ci stavo pensando, potrebbe essere interessante. Andrea, non ho capito perché Kennedy era un famoso cecchino e quando è diventato presidente ha colpito in faccia un comunista a 2000 metri di distanza con un fucile di precisione Mosin Nagant, lo stesso che usava The End in Metal Gear Solid, e da lì c'è la gag che lui è bravissimo col fucile da cecchino. Mio padre. Ah, che fastidio, cazzo, porca troia. Merda, che fastidio. Ci sono quelli che fanno così. Merda, che fastidio. Porca puttana, specialmente con la pasta, i sughi o comunque le cose del genere che fanno quel rumore. Che fastidio, cazzo. A meno che uno non abbia proprio dei problemi in bocca ed un fastidio che poi li guardi tutto quanto, li guardi anche l'adenoidi. Cioè, io quando ero piccolo, che avevo 10 anni, mia mamma mi diceva mangia a bocca chiusa, e io tipo mettevo il cibo in bocca e facevo con tutto il cibo masticato qua. Poi la guardavo e facevo scusate, ho sempre avuto dei problemi con l'autorità genitoriale, mi dispiace, non è che... Come salvi il cane da tuo fratello e lo porti direttamente dai cinesi per risparmiare tempo? Mark. Questo cane diventerà, bene, presto o tardi, uno squisito secondo piatto di maiali in agrodolce in un ristorante cinese. Ma proprio tranquillamente questo cane verrà venduto al più vicino ristorante etnico. Confermi, non lo so, vediamo. POB, sì, point of beauty. Quando bevi velocemente dai la colpa a qualcun altro. Questo giochino puoi farlo alla mamma, puoi farlo all'avvocato, oh, però con me non funziona, mettimi immediatamente il mio succo che stavo per bermi, che tu hai bevuto, che era qua. Allora, questa cosa qui me l'hanno detta a me non è mai capitato di dimenticarmi di bere l'acqua, però l'ho vista questa scena, a me in particolare non è mai successo, ma ho avuto amici che si bevevano tutto, poi guardavano e facevano, ok, chi ha bevuto il succo? Chi ha bevuto il succo? No, dai, c'è un'intera bottiglia lì, dovete bere il mio succo, eh? Chi ha bevuto il succo? Te lo sei bevuto tu il succo? Quando l'ho bevuto io? Quando che non me lo ricordo? Raga, ci avrai l'Alzheimer, che cazzo vuoi che ti dica? Il succo l'hai bevuto tu, che cazzo? A me è capitato spesso un'altra cosa che è fastidiosissima, che mi dà una sensazione di premorte, quando tipo bevi l'acqua troppo in fretta, ti rimane tutta bloccata qui, mandi giù e ti viene malissimo qui, e lì che fai? Che ti rimane tutta bloccata, e tu, che dolore, Cristo! Fa malissimo, cazzo. Ma non bevi troppo veloce? O più che altro succede quando bevi un bicchiere d'acqua e poi ne bevi un altro. Se bevi un bicchiere d'acqua, poi ne bevi subito un altro, ti si blocca tutta qua. Vediamo. Spider-Man back to work! What? Yeah. Nah! It's actually No, non sto ridendo, sono sconvolto, queste sono cose che stimolano razzismo, femminicidio, bla 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 bla. Tanai, grazie per la salva, Dino. Bro! I don't care if it's your country, you're actually way too comfortable. Ho
Ok, a posto, direi che signorina. No, ci dissociamo completamente. Sì, sì. Effettivamente questa spada laser non va assolutamente bene. Questa spada laser non ha il manico, cioè ti tagli una mano appena la tocchi, ha ragione signorina, è uno scandalo. Queste spade laser non proprio non dovrebbero essere state fatte così. It's crazy what I've just seen. Bro, yo. No. Where is my water? No, ma cioè, è un gioco, è solo un gioco, non è che... È un gioco, è uscito da poco da Steam, ma è comunque un gioco, dai, non è che... Cosenza, ci saranno delle scimmie, immagino. Inite, what can we need this thing? Chi è testa di cazzo? K, cos'è K? L'effetto farfalla non è così importante. August Zang, inventore dei cornetti nel 1839. 177 anni dopo cambiò la storia per sempre. Effettivamente questa disavventura di Ciccio Gamer è avvenuta tutta per colpa di quell'uomo che ha creato il croissant. Ervinico, grazie per i due patatino, grazie per i sub. Mia zia è convinta che quelle faccine siano faccine che piangono. Daniele? Purtroppo tuo zio non ce l'ha fatta! È morto adesso in ospedale! vedi, questa è la cosa bella. La cosa bella delle persone anziane. Trovano il modo di farti ridere... Riescono sempre a farti ridere. Perché? Beh, perché non è ereditato. Ma questa è la storia della mia vita. Cioè? Sì, però i casi sono due. O prendi la lattina da quello di sopra e ne tieni due al prezzo di uno, perché la macchinetta ti rimborsa se non scende il prodotto, o clicchi questo qui dietro e ne scendono due sempre al prezzo di uno se non si blocca, quindi la soluzione c'è. Sì, porca madonna che fastidio! Andrea, la mia ragazza qua vicino a me si sta mangiando tutte le mie caramelle, cosa devo fare? Come si permette? Mi trema la mano. Mettigli il pisello in bocca, così almeno usa la bocca per qualcosa di utile. Mangiati tu le caramelle. No, questa cosa qui è... Questa cosa qui mi è successa molto spesso col brodo ed è finita, non puoi più, cioè non puoi recuperarlo il cucchiaio, non lo puoi recuperare, devi prenderti un altro cucchiaio, affaculo, cioè io non lo tiro fuori, mi sporco le dita, mi ustiono, la. Vabbè, questo è una cosa per chi fa sport, io non faccio sport. Vabbè, quello è ovvio, questo sì. Questo sì? Non ho mai fatto sta roba qua, quindi no, mi esento. Sì, quello sì. Quello sì, lo facevamo il gioco del vedere se riusciva a centrare perfettamente lo spigolo e rimbalzare. E faceva così. Sì, quel gioco lo facevamo. Sì? Sì, che poi non è che si ferma a 99, a volte arriva a 100 e comunque non va. Sì, ma questo mi capitava spesso. Io faccio cagare a Flipper, cioè... Sc-
scusami, però qua sei deficiente tu. Scusa, c'è il tasto per selezionare 10 euro, anche se in realtà io faccio sempre 10 euro e 1. Anch'io faccio sempre 10 euro e 0,1. Perché non c'ho voglia, non c'ho voglia di premere il tasto 10 euro. Perché quel distributore di merda, quando premi 10 euro, quando arrivi a 7 euro di benzina, senti... E esce una goccia alla volta e va avanti. 7 euro e 1, 7 euro e 2, 7 euro e 3, 7 euro e 4, 7 euro e 5. E tu sei lì, dai, muoviti, che due maroni. Allora io non metto mai 10 euro per fare il conto preciso, vado a palle e poi vaffanculo. Faccio 10 euro e 4, 9 euro e 97, 10 euro e 1, cioè, mi rompo il cazzo, starò lì a aspettare 3 ore e mezza. Eh no, questo, sono di Bologna, non sono di Napoli, io che cazzo... Ok, vediamo un attimo. Ah, qualcosa è andato storto, tua madre. Un modo un po' particolare. Ciao Giammo, sai qual è l'unico modo per togliere una gomma da masticare attaccata sui capelli? Il cancro. Il cancro. Ne devi mangiare ancora di bistecche prima di dirvi una battuta cattiva che io non so. Ma che predict... Ma è la predict, la battuta! Ma è la predict, ragazzi! Non è una predict, è una battuta, non una predict! ieri ne ho raccontata una carina... Ieri non ho raccontata una carina, avevo detto, oh, comunque, sui pedofili potete dir di tutto, ma loro a scuola ci sono sempre andati con costanza, eh. Allora, andiamo avanti. Allora, andiamo avanti. Segnatele, potete raccontarle in cena in famiglia, potete raccontarle a cena con i vostri parenti, in famiglia. Ah, sono battute divertenti. Potete a cena di Natale le raccontate ai nonni, le potete raccontare ai nonni. Ah, che si divertono, anche i nonni. Fate così con i vostri fidanzati, chiedo, fate così con i vostri fidanzati, no, chiedo perché... No, perché ogni tanto anche Naomi ci prova, solo che a me poi mi viene un attacco di sadismo incredibile. A me viene un attacco di sadismo incredibile, a quel punto sono io che mi alzo, tipo ti squizzo la faccia e comincio a darle un sacco di bacini io, smerdandole tutte le occhiali. Ma vabbè, perché mi viene quell'attacco di sadismo? Ti viene il raptus, capito? Ti viene il raptus, tipo la prendi, le dai una sberla sul culo e cominci tipo... No, capito? Non riesci, dopo non ti controlli. Eh sì. Oh, sto giocando a LOL. Ah, quindi sei single, scusami, non avevo capito. Oddio, sì? Vedi che l'autismo non è una... Non ho capito niente. Vedi che l'autismo non è una malattia? I love you like la 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 la. E qua l'ho fatto l'ultimo video che si chiama Gli atei sono stupidi come la merda. Ah, scusa, no, ma io non volevo, che ne sapevo io, scusami, no. Ma io non lo sapevo, cioè, io ero ah, no, ah.
o chiederò scusa quando lo vedo, mi dispiace, non sapevo fosse malato, cioè non avevi idea, capito? Chiedo scusa, dopo gli manderò un messaggio di scuse. Oggi ne parliamo. Vabbè, però vedi che... Però vedi che in maniera completamente diversa qualcuno ha avuto la mia stessa sadica idea, vedi? Vedi? In maniera completamente diversa, però vabbè. bene o male, l'idea è stata quella. I gave my grandpa one of my... Ah, a proposito, chiedo scusa, come si chiama quella tizia coi capelli a scoreggio d'unicorno? Perché ho bisogno di una traduzione, scusate. Com'è che si chiama? Ronno, aspetta. Perché ho visto un suo video e non avevo capito un cazzo di una cosa che ha scritto... non trovo più il video, aspetta, no, mi sa che non lo trovo più. No, niente, non lo trovo, chiedo scusa, è che avevo visto, vabbè, comunque me lo ricordo, qualcuno mi può spiegare che cazzo significa Arrow Ace? Perché nella mia testa è comparso Arrow Ace Ventura, non ho capito assolutamente nient'altro, qualcuno mi può dire Arrow Ace che stracazzo significa, per favore? Che cos'è? Ma se lo chiedo io a te? Non lo so! Che cazzo ne so? Lei ha detto quando scopre di essere Arrow Ace. Che cazzo è Arrow Ace Ventura? Aromatico? Aromatico. Aromantico asessuale. Ah! Arrow Ace! Ma va a cagare, pensavo fosse stato un gol speciale. Vuol dire aromatico asessuale. Ah, Arrow Ace! Ma che cazzo ne so? Ma cosa sono sti termini, Arrow Ace? Ma che cazzo è? Ma sembrano delle specie aliene uscite da Star Trek. Ma ad oggi la gente non ce la fa a non dare un nome a ogni cagata che gli viene in mente? Cioè, devo dare nomi a qualsiasi cagata gli viene in mente? Io ho dato a mio nonno una delle mie gomme per dormire. No. Blood is actually gone. Credo sia morto. Porca troia, credo sia morto. Ma scusi, ma si assicura che non contenessero droga? No, perché lo vedo un attimo. Il vecchietto lo vedo un attimo. Vedo un attimo un po'. Nel senso, to the heavens. Credo che tuo nonno sia morto. Io te lo dico, però. Beh, allora, al limite i redditi non è che sia un dramma gigantesco, dai. A proposito di aromatico, ma che cazzo? Ma cos'è tu, Spirit? Che cos'è tu, Spirit? Ma che cos'è tu? Chi è che si identifica in doppio spirito? Due cavalli, esatto! Sono due cavalli! Che cazzo è tu spirit? Ma che cazzo dici? Ma cos'è sta roba? Va bene. Non diciamo niente, se no dopo sei... Arrow Ace, fobico, Ventura, aromatico. Sono discorsi che l'inglese... Lo sapevi che... Sì, lo so che c'è il festival di Berlusconi. Non ce li voglio, soprattutto ora che hanno fatto vilipendio alla nostra bandiera, vale a dire il musical su Berlusconi. No, la bandiera no, però si è sempre considerato l'asta. Dico, dire... inglesi, i musical, sì, fateci i vostri di rincoglioniti, visto che avete Carlo che va in giro. L'avevamo già visto questo qua. Sì, me lo ricordo il video. E sì, so che hanno fatto il musical su Berlusconi. Fenrir, grazie per i 9, Palatino, grazie per i sa. Cosa ne pensi del Pride? Il Pride è sacrosanto. Il Pride è una manifestazione che persone che vengono discriminate fanno per cercare di ottenere giusti diritti. Penso sia una cosa sacrosanta quella lì, non è che... Cioè, allora... Cerca sempre di distinguere la battuta
dalla serietà. Cioè, a livello serio, il Pride è una cosa utile, serve, cioè è una cosa di persone che vengono ancora ad oggi discriminate, il che non vuol dire che io ho un privilegio, no, ci tengo a precisarlo perché sta stronzata mi sta troppo in culo, però è una cosa sacrosanta, ragazzi, ad oggi c'è stata un'aggressione omofoba anche l'altro giorno, è stata ieri l'altro, ragazzi, ci vuole, è una cosa che ci vuole, niente da dire. Morte, poi grazie per i 14, Patino, grazie per i sub, poi ragazzi... Io continuerò comunque a prendere per il culo tutti quanti, indiscutibilmente, però a livello serio, ragazzi, oh, è una cosa che ancora c'è, tanto ragazzi, voglio dire, cioè, non è che a chi dà fastidio, cioè, anzi, sarebbe interessante anche a darci, ti sbronzi a merda, voglio dire, cioè, al Pride ti sbronzi a merda, ti diverti, sarebbe anche figo andarci, voglio dire. Io vi, gli emo... degli emo sono stati trovati nell'albero più alto. Andiamo avanti. Ho un forte mal di gola. Minchia, molto forte, cazzo. Non è che ho rimedio per la gola. Porca troia, mal di gola bello intenso, porca puttana, Cristo, cioè, voglio dire, complimenti. Dai, Calvin Klein, che cos'è questa pubblicità, body shaming? Un vero uomo non è che ha per forza dominare fisico, io se sono grasso vado bene uguale, mi stai discriminando. Però potevate prendere uno col pisello più grosso, mi pare un po' piccolino sto pisello, se potevate mettere un pisellino un po' più grande, non avrebbe disdegnato, le signorine non avrebbero disdegnato, quindi... Il culo del mio cane a dicembre, il primo dicembre alle 12:01. Che schifo. Ciao Andre, come stai? Sto cercando di smettere di fumare. Hai qualche consiglio? Ma guardati il video, è facile smetterti di fumare se sai come farlo, e per il resto non ci sono consigli, resisti, sopporta, la dipendenza dalla nicotina andrà via, dopo un po' va via non ne sentirai più il bisogno, solo dipendenza, resisti, va a dire, grazie per il giro. Ma questa qui l'avevo già visto ed era la tua ragazza dopo un quarto d'ora che state guardando Netflix. Me lo ricordo, l'avevo visto. Andre, questa non la puoi conoscere. Sai cosa hanno di speciale le battute sui bambini morti uno? Non invecchiano mai. Mi raccomando, non dite nulla di bannabile, ragazzi, perché sennò sono obbligato a bannarvi. Mi raccomando. Grazie per il cirpantino. No, questa devo ammettere che non la conoscevo. Ammetto che non la conoscevo. Ma che cazzo la voglio questa cosa, la voglio subito, la voglio immediatamente sta macchina nana, è bellissima, la voglio, la donna Omi, che tanto lei è piccola, ci sta, vaffanculo, la voglio, è una scatoletta, però è buffissima, sembra veramente la macchina, a parte che secondo me se curvi troppo veloce ti ribalti in 5 secondi, però sembra veramente bellina. Flat Hamster. Andrea, la sola differenza tra me e una forchetta? Nessuna. Prima o poi entrambi ti entriamo in bocca. Dunque, andiamo avanti. Parole sante. Un forte questo è quello di prima. relatable. Mamma mia, apriresti... Sì, ma Andrea, anche se il Pride è una cosa sacrosanta, anche secondo me, ci sono persone che vanno troppo oltre. Ho visto persone che dicevano di essere chiamate X Furlui,
X Furloro oppure no, quello... i pronomi esso. Vabbè, ma quello, vabbè, ma quello altri che dicono di viaggiare in altre dimensioni. È per certi soggetti che le persone ci prendono per il culo. Vabbè, ma Serafin, ho capito. Ma quella è gente sfulminata e la trovi al Pride, la trovi nel tuo condominio, la trovi tra gli scienziati, tra gli atei, tra i cristiani. Non puoi pensare di avere un gruppo di persone e non beccare dei fulminati, eh? I fulminati li trovi tu, dappertutto. Li trovi al Pride come li trovi da qualsiasi altra parte, non è che... Giusto, grazie per i tre, Valentino, grazie per i sub. No, mamma mia, presti la lattina di Coca-Cola, io mi faccio male ai diti. Una volta l'ho detto, una volta, non l'avessi mai fatto. Mia madre, non si dice i diti, si dice le dita. Morris, grazie per la sabatino. Io da lì ho smesso di dirlo. Una volta, a Memmi non si dice, vaffanculo, va bene, io dico a Memmi, suona molto meglio, non mi rompere il cazzo. Tante cose non si possono spiegare, quindi come ve le spiego se non si possono spiegare? Io metto le mani avanti, davanti a con tanta genialità, davanti a con tanto splendore intellettuale, io posso solo che prostrarmi. Effettivamente il discorso non fa una piega e direi che cioè, è una cosa inconfutabile proprio. POV, io che parlo di questo... Io che parlo col mio amico e la mia vecchia crush che pensa che io lo voglia ancora, viene e dice a mio amico: mi puoi abbracciare solo per farmi me geloso? E mio amico dice: io che ho appena realizzato è un vero amico. Hello there. Cosa? Cosa? A voi, grazie per il 22 palatino. Non ho capito niente. Coccolone non ce l'ha fatta. Bellino, meno male. Non... Oh dai nonno, ridammi il nasino, porco Dio, non mi fare incazzare, giusto? Sì, esatto, ho bevuto il caffè della Peppina. Sai cosa fa un bambino in un orfanotrofio la sera? Di certo non una cena di famiglia. Sta la conoscenza. Ma sei cirpatino, oh mio Dio, che cazzo di... Bello, bello. Ti racconto una barzelletta sporca. Pierino cade in una pozzanghera. Stavo dicendo se Pierino si è cagato addosso. Grazie per il cirbatino. Papà, ti vorrei ricordare... Ah, lui, il mitico! Ciao Marcolino, sono il tuo papà. Pronto papà, ti vorrei ricordare che tu non ti chiami Marco Tesla. E quindi io non sono Nicola Tesla. Qua c'è sta bolletta di 442,04 euro. E non sto parlando degli 04. Cioè, lo so che le bollette per voi appartengono a un'altra galassia, cioè... Ma dato che sta casa sta diventando più che una galassia, un buco nero... Allora, caro il mio Electroman, vogliamo fare un po'... Electroman! Di attenzione, per cortesia. Che poi, tra l'altro, non so perché mi stupisco, perché io la sera quando arrivo, minchia, sta casa la vedo che sono ancora col legno accesa. Sembra di fare la minchia la cometa di Halley. Una supernova sembra. Poi arrivo, luce del cancello accesa. Entro, luci delle scale, non ne parliamo, sempre costantemente accesa, come fosse tipo il nocciolo del reattore di Fukushima. Ma adesso sai che faccio? Me lo comunico prima, ve lo dico prima, metto un relè nelle scale che spegne la luce e dopo 3 minuti che l'accendi, anzi dopo 2 minuti, anzi dopo 20 secondi che l'hai accesa, si spegne da sola, giusto per rompervi i coglioni. Cioè, ma non ho capito, ragazzi, ma avete paura del buio? Marco, dillo agli altri. Cioè, già solo tu, tra l'altro, hai più carica batterie tu di capelli in testa. Ve li rubate tra di voi di continuo. C'è proprio un racket di carica batterie. Litigate per i carica batterie. C'è gente con dei carica batterie al collo, tipo collier di Bulgari, per non farseli fottere dagli altri. Cioè, sembrate, non so, in astinenza di corrente. In astinenza di corrente. Ora, caro il mio Nicolino Tesla, prima che vi metto il relè a 5 secondi in tutto lo studio, per favore, facciamo un po' di attenzione. Lo sai che io vi adoro, vi stimo dal profondo del mio cuore, ma facciamo un po' di attenzione, ok? Se no, relè, 5 secondi. Buona serata. Ciao Marco. Che grande, lui fa sbragare da ridere. Lui fa sbragare da ridere. Alla fine vi siete... No, però aspetta, devo leggerlo perché non si legge un cazzo, no? Alla fine vi siete messi insieme, non mi ha ancora risposto, dice che è confusa e non sa cosa rispondere. Vuoi che ci parlo io? Ma va, mando mia sorella a parlare con la ragazza che mi piace, neanche in terza elementare. Tu non ti preoccupare. Ma lei ha parlato, mi ha scritto che vuole stare con me. Ciao Chiara, ho saputo che probabilmente ti metterai con mio fratello, è vero? Ciao, mi sono preso un po' di tempo, non lo so. Ah ok, meno male, non mi vuoi come cognata? No, penso di aver cambiato...
Ci sta, ci sta. Fai leva sulla stronzisia e le donne risponderanno sempre. Grazie per il cheer, Mario. Che cazzo di titoli. Io che estro, io che esco dal collo dopo aver trasformato l'olio extravergine. Sì, anch'io l'ho fatto. Anch'io ho messo il cazzo nella bottiglia d'olio. Poi mi hanno denunciato, ma voglio dire, intanto ho fatto quello che dovevo fare. Fributterino, grazie per il raid. Cos'è? E questa è dedicata... Proprio numero tonda, ma dai! A te, this is dedicated to you, fucking bastard Michaela Brozzo di Schwarz di sto cazzo, vaffanculo. Dai, ma chi è che non ti arrotonda il 5-9 a 6? Dai, su! Cosa ci fa Andrea di prevestito da gangster? Oh, porco Dio! Io vi le pubblicità di Save the Children. Le pubblicità di Save the Children. Oh, porco Dio! Sarebbe bellissimo vederle. Oh, porco Dio! Donate, donate, donate. Perché? Perché come... Funghetta, grazie per il raid. Donate perché il dipreismo... No, donate, porco Dio! Donate, porco Dio! Non ho capito il perché, però, Andrea... È comunque più sensato di un discorso di Renzi, è comunque lo stesso, io lo dico. Lo stesso uguale. E voi fate la sub, perché l'Andrei, il paperismo, fate la sub, perché... Dio cane, fate sta sub, dai! Ma dai, ma che papà, ma gli viene un infarto, ma poverino! Ma dai, gli viene un infarto! Sì, ora muore, anche secondo me. Oh! Poi ha smesso di riprendere perché l'arresto cardiaco è avvenuto subito dopo, quindi... Scusa, ma la musica che sto sentendo viene dalla macchina? Dai, oh, vabbè. Ha avuto una serata interessante, dai, vabbè, su. Si è divertito, ha avuto una serata a modo suo, bene o male, di cui sicuramente avrà da raccontare ai suoi figli. E vabbè, dai, su, si è divertito così, che va che tu dica. Mental, grazie per lo sabato. Tipica serata di divertimento, Andre, in Romania. Domani ho l'esame, fammi buona fortuna. No, ti faccio la benedizione. Grazie mille, Cirpatino. La prassi è questa, grazie mille. Do you support the LGBT community? Now what kind of dumbass question is this? Hell yeah, I support the Latina girls with big titties community. Latina girls with big titties community. effettivamente è una comunità importante, quindi ci sta. Tutti dovremmo supportare le LGBT, voglio dire, anche perché tutti vorremmo più LGBT, cioè ragazzi, sì, è inutile, non è che possiamo negare questa cosa qui, eh. A me la prof di inglese non ha arrotondato il 9.2 a 9.5, però ad un altro 5 minuti dopo ha arrotondato il 6.2 a 7. Perché avevi 9.2? Dai, non rompere le balle, su, eri già praticamente al massimo, su, dai, come sei fiscale, voglio dire, ammazzala. Grazie per il... Best elicotteri in Uganda, ho molta paura. Ma che cos'è questa roba? Che cos'è questo cubo con quattro stecche di metallo e un motore di un tosaerba sotto? Dai, dai! Dai che vai, dai che vai! Dai, dai, dai! Dai che ci sei, dai che ci sei, dai che ci sei!
Piano, 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 piano. Un po' più potenza, un po' più potenza, per favore.